Rugiflex. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. Sono ancora al lavoro i carabinieri della stazione di Nocera Superiore per far luce sul grave incidente che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì sull'ex strada statale 18 al confine tra Cava dei Tirreni e Nocera Superiore. Le indagini hanno appurato che il giovane di 24 anni che ha investito con la sua autovettura una ragazza di 18 anni è risultato positivo all'alcol test e alla cannabis. Entrambi sono di Cava dei Tirreni. Il giovane alla guida dell'automobile è un istruttore di nuoto. Con la sua Mini Cooper, nell'imboccare l'ingresso del parcheggio del ristorante in via Nazionale, ha travolto la ragazza ed una sua amica che erano sedute sul muretto laterale. I carabinieri della stazione di Nocera Superiore sono al lavoro per determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale e per capire se l'impatto sia stato provocato o meno dalla velocità. L'unica cosa certa è che alla ragazza i medici dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore hanno dovuto amputare la gamba sinistra dal ginocchio in giù.